Ciao a tutti e bentrovati. Con il video di oggi volevo parlare di una cosa molto delicata, molto particolare, che coinvolge soprattutto le donne. Volevo concentrarmi sull'apparato femminile, in particolar modo chiamarlo Yoni. Come si utilizza, che è un gergo che viene utilizzato diciamo nelle discipline orientali legate allo yoga, legate ai chakra. In particolar modo vi leggo qualcosa legato alla cultura di onorare la Yoni. Onorarla e considerarla come un luogo sacro. In particolar modo c'è una disciplina legata alle Yoni ex, che sono le uova di quarzo o di varie pietre che vanno inserite nella Yoni e l'energia del quarzo aiuta alla guarigione energetica di quel luogo, del chakra della donna, e in particolar modo a livello proprio fisico-muscolare allena la superficie, diciamo, tiene elastici i muscoli della palete, diciamo. Volevo leggervi qualcosa perché a livello tecnico io non ve lo so spiegare benissimo, quindi non vorrei dire strafalcioni. In particolar modo, però, perché mi dedico all'argomento delle uova ex, delle Yoni ex, uova della Yoni, perché in un negozio di oggetti antichi comprai queste bellissime sfere cinesi e comprai anche un uovo di opale. L'opale l'ho presi perché mi piaceva la forma dell'uovo per meditare o comunque per energizzare la casa. E io vi dico sempre che farò dei video dedicati al Feng Shui perché avevo iniziato e poi come progetto vorrei proprio dirvi un po' di cosine che riguardano l'armonia della casa, l'armonizzarla e pulirla di energie. Avevo postato qualche video e vorrei arricchire la playlist di video inerenti alla pulizia della casa e all'energia. In particolar modo ho usato quest'uovo per posizionarlo all'interno della casa insieme ai miei quarzi che già conoscete e ne ho tanti in casa, veramente tanti, uno più bello dell'altro, meravigliosi. E in particolar modo vedi quest'uovo, dissi è bellissimo perché in base alla luce ha delle sfumature, ha delle sfumature cangianti in base al tipo di luce che viene proiettata, che viene puntata sull'uovo. Non si vede benissimo, adesso sembra semplicemente bianco, però già qui vedete cosa fa. Praticamente fa l'arcobaleno. È meraviglioso questo uovo, l'opale, e ho scoperto da poco le Yoni Eggs, quindi ho scoperto da poco la funzione che potrebbe avere questo uovo. Un utilizzo molto prezioso. A proposito di questo, oggi sono andata a comprare un uovo e l'ho misurato col pendolo. In particolar modo con il pendolo ho misurato varie uova nel negozio concentrandomi sulla mia Yoni.
A quel punto il pendolo mi ha indicato il sì in modo verticale e il no in modo orizzontale e ok in modo circolare. Cosa ho fatto? Che ho misurato prima i vari sì, quindi le varie uova che avevo in quarzo davanti a me, ho visto quali erano prevalentemente che davano il sì col pendolo e quali no. Poi successivamente l'ho ritestato per fare un filtro, una cernita fra quelli che erano i sì. Poi successivamente tra i sì mi sono domandata quale fosse quello che mi indicava ok ed è in senso circolare. Questo è l'uovo che è in quarzo, ialino, una bellissima trasparenza. Questo è l'uovo che è venuto con la misurazione del pendolo. Ecco, quest'uovo meraviglioso può essere utilizzato per la guarigione legata ai traumi legati alla yoni e i traumi psicologici legati alla yoni. Quindi io il video di oggi lo volevo dedicare soprattutto alle donne, ma non per questo agli uomini può non interessare, perché nel momento in cui facciamo una meditazione per la guarigione della Yoni e per le memorie, l'uomo potrebbe fare insieme alla sua partner questa meditazione e potrebbe comunque interagire animicamente all'interno del viaggio, perché quando una donna viene violata vuol dire che c'è comunque un uomo che fa l'azione di violare, per cui se l'uomo si allenasse a considerare un luogo sacro la Yoni, viene da sé che ci sarebbero meno episodi di questo genere. Ecco, quindi l'argomento di oggi è un po' delicato. Volevo dirvi questo, che in particolar modo, come talvolta vi dico, allora l'uovo che ho comprato oggi lo laverò col detersivo dei piatti, perché i quarzi si possono lavare con acqua che scorre, possibilmente in un ruscello, ma siccome io vivo in città il ruscello me lo sogno, acqua che scorre e poi una puntina di detersivo per i piatti, perché in qualche modo il quarzo ialino è un cristallo, cioè è come un bicchiere di vetro da pulire, quindi immaginiamoci che lo puliamo con un po' di detersivo. Per energizzarlo qualcuno usa la luce della luna, l'energia della luna. A me, nel periodo in cui leggevo queste cose, ci ho provato, ma a me non riesce stare dietro alla luna. Non mi interessa nemmeno più di tanto, per cui utilizzo i fiori. In particolar modo, in questo bicchiere ho messo in fondo un po' di sale. Poi ho messo, questo l'avevo preparato tempo fa, mi sembra ci ho messo il fieno greco o la coda cavallina macinata. Ad ogni modo, sopra ci sono dei fiori di fiordaliso. Io quest'uovo lo pulisco all'interno con i fiori, però ci ho messo del cotone perché lo voglio tenere protetto, e ci saranno i fiorellini che puliscono l'uovo energeticamente. L'ho appena comprato, quindi va prima lavato. Io ve lo mostro così per dirvi come lo pulisco. Ho scelto dei bellissimi fiori di fiordaliso blu presi in erboristeria perché sono molto belli. Ad ogni modo, di solito i quarzi io li pulisco con i fiori presi in erboristeria.
Ecco, e questo lo mettiamo qua. Quindi un uovo sta qua e un uovo sta qua. È probabile che li terrò, è probabile che quest'uovo lo terrò dopo averlo lavato, lo terrò in un bagno di ametista, che vuol dire che qui ho tantissimi quarzi di ametista. L'ametista è per l'eccellenza un quarzo che pulisce gli altri quarzi, e quindi io qui ho un letto di pietre di quarzi di ametista, e probabilmente lo terrò per un po' a pulirsi sopra l'ametista in questo modo. Poi lo metterò nel letto di fiordaliso. Ecco, cioè l'utilizzo delle Yoni Eggs è praticamente quest'uovo di quarzo liscio, e quindi senza schegge, senza nessuna rottura, e tutto va inserito all'interno della Yoni. Di solito vedo su YouTube che hanno dei filini, perché magari c'è la paura che poi non si riesce a farlo uscire. In realtà, in modo naturale, basta fare un po' di pressione. Ad ogni modo, la donna prende più sensibilità e più padronanza di come gestire la cosa, e quindi lo fa uscire se, tranquillamente. A me l'idea del filo mi dà anche noia, l'idea, perché magari, siccome sono fili, non lo so, mi sembra un po' una forzatura. Invece, in modo naturale, facendo qualche pressione, si può tranquillamente espellere senza problemi. Di questa cosa ne parlano molto all'estero, non se ne parla molto in Italia, o perlomeno è più, diciamo che all'estero sono sicuramente più disinvolti nell'affrontare questo argomento, tant'è che qualche ragazza, mentre fa yoga, mostra anche come lo inserisce, senza fare l'inquadratura, diciamo, senza fare il primo piano, si sdraia e mostra come lo inserisce. Quindi ci sono le cosce che coprono diciamo, l'inquadratura, però sono molto più disinvolti. E se io mi mettessi a fare una cosa del genere, magari diciamo che qualcuno si potrebbe anche scandalizzare. Allora, cosa volevo dire? Volevo dire che questa cosa è molto preziosa, questa tecnica è molto preziosa, e secondo me andrebbe più diffusa, bisognerebbe parlarne molto di più, perché si tende a far finta che l'organo femminile non esista talvolta, oppure viene utilizzato come un mezzo cioè come un oggetto di divertimento. Ad ogni modo, siccome gli argomenti potrebbero essere molti, oggi mi volevo focalizzare su gli argomenti che trattiamo noi, ossia sul parassitaggio, sul parassitaggio e sulle adduzioni, e dedicarmi un po' al discorso del recupero dell'anima, e poi invece all'aspetto un po' più psicologico. Nel luogo virtuale in cui ci troviamo è più noto, è più facile parlare dell'aspetto psicologico. Quindi, quando una persona subisce un trauma, che può essere un abuso sessuale piuttosto che una molestia sessuale, un abuso sessuale psicologico
o fisico. Si può dividere in diversi livelli, però comunque la donna vive in modi svariati e affronta in modi diversi questo tipo di situazione, soprattutto se succede quando si è molto piccoli. E si tende poi a colpevolizzarsi e a cercare di non pensare nemmeno che quell'organo esista. A cosa ci viene incontro? A cosa ci aiuta la tecnica della Yoni X? Ci aiuta nel riprendere contatto con la parete. E con l'organo stesso e con l'energia sessuale e l'energia del chakra dell'organo che è stato in qualche modo soffocato e colpevolizzato, se vogliamo. Io, non essendo una psicologa, non essendo una terapista, non voglio nemmeno approfondire più di tanto perché è un argomento molto delicato, però quello che voglio dire è che è arrivato il momento di sbocciare, è arrivato il momento di far diventare storia ciò che abbiamo tenuto vivo finora ed è arrivato il momento di rendere, di considerare come luogo sacro, luogo prezioso e luogo da riconoscere questa Yoni e quindi far esplodere, far rifiorire le emozioni che sono state represse perché magari vengono collegate all'evento traumatico al quale non si vuole pensare. C'è chi talvolta cancella, nasconde in una zona remota del proprio cervello certi eventi e quindi magari solo da adulto fa rifiorire, fa riaffiorare questi ricordi. Quindi anche non è detto che qualcuno sia consapevole di quanto sia successo, ma comunque vive dei disagi e non riesce a capire il perché. Mi viene da consigliare alle donne questa tecnica, ossia dell'utilizzo della Yoni Eggs perché l'uovo e il quarzo stesso energeticamente fa una sorta di scambio e di scarica l'energia che si è conservata finora, quella negativa legata al trauma, la scarica in modo naturale facendo uno scambio di energie, come stappare un rubinetto e far scorrere un po' d'acqua e far scorrere finalmente l'acqua pulita e farla rifluire, circolare insieme a tutti gli altri chakra. Quindi il quarzo ci viene in aiuto per questo. Con il pendolo ho individuato, per quanto mi riguarda, il quarzo ialino e vi leggo anche qualcosina che ho letto in negozio con l'aiuto anche delle commesse. Cos'altro volevo dirvi? Che volevo dedicare l'argomento prezioso a questa cosa che l'ho scoperta da poco e mi rendo conto che in Italia non so se se ne parla molto, almeno a me non mi è mai capitato di sentirlo. E con lo Yoni, con l'uovo e il quarzo all'interno della Yoni si possono fare degli esercizi di yoga. Vi consiglio di approfondire. E se non trovate molti siti italiani che ne parlano, provate i canali inglesi. Magari fate un po' di difficoltà a capire, ma vi saranno di enorme aiuto sicuramente. Qualche italiana ne parla, però vive magari a Londra, per esempio. Fa corsi a Londra, soprattutto per le mamme, per la maternità, oppure per le donne che hanno fatto i vari parti e hanno
la superficie da elasticizzare. Ad ogni modo, come vi dicevo, non sono espertissima, quindi vi consiglio di approfondire. E quello che mi può, quello che volevo condividere nel canale è non sottovalutare l'aspetto speculare tra la molestia, l'abuso e le adduzioni aliene, perché talvolta queste due cose vanno di pari passo insieme ai rapimenti. Questo perché? Perché in qualche modo l'entità parassita e gli eventi fisici che fa l'alieno tramite l'utilizzo della donna come luogo di incubatrice, diciamo, sono molto parallele le due cose. Se esiste questo trauma, il parassitaggio avviene molto più facilmente perché l'essere umano, vivendo nella Matrix, vive il trauma. All'interno del trauma si inseriscono degli eventi di parassitaggio che vengono cancellati, un po' modificati, infilati nei sogni, eccetera, e la donna talvolta non si accorge della realtà legata al parassitaggio perché comunque c'è l'evento traumatico che cerca di cancellare. Quindi ciò che viene cancellato nella Matrix diventa un bel luogo di rifugio e di un nascondiglio per gli eventi e i ricordi legati alle adduzioni. E le cose si mischiano ed è ovviamente probabile che la cosa dell'adduzione viene vista come un sogno, una roba impossibile e quindi la parte logico-razionale fa sempre riferimento al trauma, cercando di cancellarlo non si riesce mai a smascherare l'alieno. Quindi è un po' una roba un po' strana da dire e da capire, però volevo dire, fate caso, soprattutto alle donne, che probabilmente magari una molestia, un abuso, esperienze legate a un certo tipo di situazioni sono specularmente sono speculari all'esperienza dell'abuso dell'alieno, perché l'alieno in qualche maniera fa una sorta di violenza verso l'uomo addotto e la donna addotta, perché fa la violenza, perché lo prende e lo mette su un tavolino e fa delle operazioni. Per cui è proprio una vera, diventiamo delle cavie e viene fatto un abuso fisico perché infilarci robe varie è un abuso, no? Questo tipo di esperienza trova a specchio nella Matrix un'esperienza di violenza, di abuso, di maltrattamento, di molestie, per esempio. Io faccio degli esempi. E quindi fateci caso, smascherare i nostri traumi fa crollare gli agganci dell'entità e dell'alieno fisico. Quindi diciamo che le due guarigioni vanno di pari passo. Come si parla spesso in questo canale, come mezzo di stacco dell'alieno, proprio stacco e liberazione, io credo molto nel percorso di teoria del color test dinamico flash, quindi ve ne parlo sempre. Perché? Perché a quel punto si svela il teatrino, si cadono le tende, cade il sipario, cioè non c'è più il trauma nascosto, non c'è più l'alieno nascosto e ciao, cioè nessuno nasconde più niente.
e si va verso un'esperienza nuova. Come sappiamo, e a volte lo dico, la quantistica stessa spiega che se all'interno di noi l'evento non esiste, non esiste nella realtà. A volte il professore ci fa l'esempio che quando una persona la mettiamo in ipnosi e gli diciamo guarda l'orologio davanti a te, che ore sono? L'orologio attaccato al muro, poi ci mettiamo davanti una persona, la persona vede comunque l'orologio perché finché non sa che c'è la persona non la vede perché la persona non è in quella stanza. Cioè la materia. Magari la coscienza sì, la materia no, quindi non ti fa da ostacolo. Noi inseriamo gli ostacoli materici nel momento in cui esistono all'interno del nostro cervello. Io la butto lì un po' così. Fatto sta che eliminare i traumi e far cadere gli alieni a terra quando le sfere si uniscono, eccetera, 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 fa sì che delle robe vengono modificate. E all'interno della traccia temporale che sta in un unico istante viene tracciata un'altra informazione. L'informazione passata diventa una fotografia in bianco e nero senza significato finché non gli diamo la vibrazione vitale del ricordo. Quindi facciamoci caso che queste guarigioni energetiche fanno avere delle trasformazioni all'interno della Matrix e l'entità viene smascherata soprattutto quando non ha più una separazione alla quale agganciarsi, motivo per il quale conviene chiedere alla propria coscienza integrata quando abbiamo fatto il Theta Color Test ho ancora una separazione da risolvere da qualcosa in modo tale che cade la separazione e si sgancia l'alieno. Se dovesse essere ancora agganciato all'interno della linea spiaccicata perché lui si è già bello staccato, perché non c'è mai stato nel momento in cui non c'è mai stato. Insomma, quindi torniamo alla Ioni, volevo dire sta cosa. C'è questo tipo di imprinting doloroso che talvolta viene scaricato per la donna nelle zone. Per esempio, delle ovaie, dell'utero e dell'organo principale della procreazione. Pertanto, questo tipo di cose le donne poi cioè, le vivono anche tramite polipi, problematiche varie, infiammazioni, cose di questo tipo, perché l'energia che gira all'interno di tutto quell'apparato lì viene un po' soffocata perché è tutto collegato, si soffoca il ricordo, si soffoca la cosa, si soffoca l'evento, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, cosa molto bella è questa tecnica orientale di venerare, onorare la Yoni come luogo sacro. Quindi, cosa dico nel video di oggi? Per le donne riconoscere il proprio valore e ricordarci che va onorata, tutelata e protetta e curata la parte sia energetica che fisica della Ioni. Per gli uomini in questo video cosa dico? Dico che quando si trovano con la propria partner di viversela come interagire come un luogo sacro. Quindi riconoscere la sacralità della vita, inchinarsi animicamente verso la vostra donna, onorarla, cioè riconoscere questo luogo prezioso e in qualche modo interagire con delicatezza, cura e protezione. Ecco, quindi anche voi fate la vostra, anche voi fate la vostra parte, non siete assenti da questo video, ecco, siete partecipi anche voi in questa bellissima cosa.
E allora, cos'altro dire? Visto che il video, come al solito, supera i 30 minuti, volevo fare una meditazione dedicata agli organi della donna e agli organi dell'uomo, in particolar modo alla donna, all'utilizzo dell'uovo come luogo sacro da inserire nella Yoni. Quindi mi vedrete postare un video dedicato a questo tipo di cosa, e come ultimo argomento che volevo trattare è il recupero dell'anima legato a questi tipi di traumi. Recupero dell'anima per cosa? Perché quando succedono queste situazioni avviene una perdita dell'anima, un riconoscimento del proprio io, uno stacco, si strappa qualcosa, si strappa una parte di noi e ci sembra irrecuperabile, irreparabile, e in qualche modo ci indeboliamo. La nostra femminilità la tendiamo a spegnerla, a nasconderla, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quello che volevo dire è che all'interno del viaggio si cerca di fare anche un recupero dell'anima, perché quando perdiamo questa parte energetica di noi, in questi casi, la persona può vivere stati di debolezza fisica, di depressione, di disagio, di insicurezza, di chiusura, eccetera. Quindi mi piacerebbe fare un video dedicato al recupero dell'anima e alla cura di questo luogo sacro. Ora, vediamo un po' quando lo faccio, ve lo posto. I benefici degli Yoni Ex. Yoni Ex cosa sono e perché tutte noi dovremmo usarle? Questa parte di articolo l'ho estratta da Afterka, un sito in cui si parla delle Yoni Ex, molto bello. Uova e sfere di cristalli. Le Yoni Eggs vengono usate da secoli per rafforzare e tonificare il muscolo pelvico, per stimolare i punti nervosi addormentati o che non utilizziamo proprio mai, per migliorare l'autostima e per sciogliere blocchi energetici. I benefici degli Yoni Eggs. Come sappiamo, la salute del nostro corpo influenza la nostra mente e l'energia che utilizziamo, che emaniamo, così come alleniamo la nostra muscolatura attraverso lo sport, pratichiamo purificazioni degli organi interni con digiuni e alimentazione sana. Possiamo stimolare muscoli vaginali per ottenere benefici fisici ma anche spirituali. Utilizzare gli Yoni Eggs serve a tonificare e rafforzare il muscolo pelvico, stimolare la lubrificazione naturale, stimolare l'energia sessuale, amplificare il piacere sessuale, ridurre l'incontinenza, aumentare la fertilità, rafforzare i muscoli addominali, aiutare a superare traumi passati, connettersi con il personale potere Shakti, riscoprire energie nascoste. Yoni Eggs, la scelta della pietra. Innanzitutto decidiamo il cristallo di cui sarà fatto il nostro uovo. La scelta della pietra è molto personale. Come sempre, è bene affidarsi all'intuito e optare per quella che attira la nostra attenzione.
È comunque possibile scegliere la pietra in base alle sue caratteristiche o alle proprietà che vogliamo esaltare. Io, per esempio, in questo video vi mostro come mi sono recata in negozio con la voglia di scegliere il mio Yoni Eggs e mi sono portata con me il pendolo col quale ho scelto l'uovo di quarzo che fa pensando ai traumi che voglio scaricare, superare, liberare, risolvere. Quindi il quarzo rosa, una pietra dura ma leggera, è consigliata soprattutto per gli inizi. Tradizionalmente la pietra dell'amore incondizionato verso gli altri e se stessi. È una pietra calmante, capace di coccolare il nostro bambino interiore, togliere pensieri ossessivi, stimola la circolazione e fortifica il cuore. La corniola, pietra ideale per lavorare sul secondo chakra, quindi lo Yoni Eggs in corniola, è ottimo quando si cerca di stimolare l'energia del Svadhisthana. È una pietra rivitalizzante, aiuta a ritrovare lucidità mentale ma anche energia sessuale, sostiene l'iniziativa, stimola il metabolismo. Giada, più densa quindi più pesante, richiede più allenamento per mantenere lo yoni internamente. Tradizionalmente è una pietra che favorisce la fertilità, è una pietra protettiva e incoraggiante, amplifica la positività, è ideale per equilibrare gli ormoni e in caso di problemi ai reni. La giada è una pietra naturale pregiata e da secoli utilizzata in forma di Yoni Eggs per l'allenamento pelvico. Le sue caratteristiche energetiche la rendono una delle pietre più adatte insieme al quarzo rosa e ossidiana. Essendo una pietra pregiata, online si possono trovare imitazioni di Yoni Eggs in New Jade o giade molto economiche che tuttavia non sono giada vera e propria, bensì solitamente serpentino, una pietra simile ma decisamente più cheap, più economica e dalle diverse proprietà energetiche. Altre pietre che si possono usare come Yoni Eggs possono essere ametista, lapislazzuli, quarzi, eccetera. Nel mio caso, come vedrete in questo video, ho scelto il quarzo ialino. Yoni Eggs forate o non, perforate o non, come vi dicevo, alcuni quarzi, alcune uova di quarzo sono forate per infilarci un filo che poi serve per estrarre l'uovo dalla Yoni. Yoni Eggs forate o non si possono trovare in commercio sia forate che intere. Quelle forate hanno lo spazio per applicare un filo o cordino, spesso in dotazione. In realtà lo Yoni non può assolutamente perdersi dentro di voi. Il cordino, in realtà, l'uovo non può assolutamente perdersi dentro di voi. Il cordino e quindi il foro non sono necessari. In cristalloterapia molte scuole di pensiero inoltre sconsigliano sia per gli Yoni Eggs che in generale l'utilizzo di pietre forate, prediligendo quelle solide per una questione energetica. Sia che la vostra scelta ricada sugli Yoni Eggs solidi o con il cordino, cioè quindi solidi nel senso non bucati o con il cordino, quindi con il foro per infilare il cordino, l'importante è acquistare un prodotto di qualità e adatto alle vostre esigenze. In un altro sito vi leggo un pezzettino dove vi rassicura che l'uovo si può tranquillamente spingere fuori facendo per esempio una risata, facendo un po' uno sforzo interno per poter spingerlo e non preoccuparsi, ecco, che rimanga lì perso chissà dove. Non è possibile, basta prenderci confidenza e lo riusciamo a togliere tranquillamente anche senza corda.
Yoni Eggs, quale taglia scegliere? In commercio esistono solitamente tre misure di Yoni Eggs: small, quella piccolina 3x20 mm, medium, quella media 43 mm x 30 e large 50x40 mm. Io a questo particolare aggiungo anche il prezzo, che quelle più piccole costano meno, quelle più grandi costano molto di più perché si tratta di quarzi. Inoltre, fra i vari quarzi ci sono quelli più trasparenti e puri, diciamo, e quelli meno, quindi anche lì c'è il prezzo che cambia. Si inizia con una taglia large o media per poi passare alla misura più piccola una volta allenato il muscolo pelvico, in quanto non sempre è in grado di trattenere la taglia piccola. Trattandosi del nostro corpo ed essendo unico, la misura più adatta dipende dalla conformazione di ogni donna. Per le over 50 e donne che hanno avuto il parto è consigliabile una misura grande. Cosa significa Yoni? Yoni è una parola sanscrita che significa sacro tempio. Non è che c'è il lui? Poi si riesce a vedere? Bello, sì, lo vede da lì, sì, perché a volte dipende. E quello è proprio dentro, indipendentemente dalla, bellissimo, dalla luce. La luce ovviamente lo esalta, però c'è. Quello, questo è molto bello, ma un po' delicato. Questo è delicato, si graffia, sì. Che io non ho già comprati altri, ma questo si riga con l'unghia. Meraviglioso. Sì, è una bellissima. Ho portato luce. Anche un pendolo per misurarlo, ma è tutto bene. Anche questo è un quarzo, lo toglie perché ha sempre il ferro dentro, che dà questa colorazione. Lo cercavo legato al femminile, per un lavoro femminile, l'energia femminile. Sì, infatti io avevo adottato subito per le prese, ma si gratta troppo. Questo è un quarzo rosa. Quarzo rosa, anche quarzo rosa, sì, sono questi. Questa è una cosa di... Sì, quello è un ago di tornellina, un altro minerale che è cresciuto all'interno del... No, il tornalino, no. Di rutilo, scusi, no, non tornalina, rutilo, perché è rosso. Rutilo è, sì, del ferro, il biossido di titanio. Sì, tornalina è nero. Quindi stavo pensando a lui. Ah, già, ce l'ha anche sì, lui, questo vero? Ha degli aghi, sì. Sì, di tornalina. Tornalina nera, sì. Con l'ovetto inserito puoi svolgere tutte le normali attività, lavorare, ballare, camminare. Può essere d'aiuto creare un appuntamento fisso, ad esempio mentre fai le pulizie di casa, durante yoga per esempio. Se lo yoni tende a scendere, vuol dire semplicemente che hai bisogno di tonificare le pareti. Prendilo come uno stimolo ad indossarlo più spesso che puoi. Indossare lo yoni non provoca dolore fisico, se senti fastidio tienilo più spesso ma per meno tempo. Per toglierlo rilassa i muscoli o aiutati dando delle spinte. Per pulirlo usa acqua bollita, intiepidita e purifica come faresti con gli altri oggetti, esempio con incenso e salvia. Soprattutto all'inizio è molto utile praticare esercizi di contrazione, sul web se ne trovano descritti davvero tanti. Provali e identifica quelli più adatti a te. In Italia le Yoni Eggs più popolari sono le uova di Giada. Il tema dell'energia femminile è molto ampio, ma per ottenere la consapevolezza si comincia dall'ascolto. Ascolto delle emozioni e osservazione del proprio corpo. Abbiamo molti strumenti a disposizione, da quelli offerti dalla natura a quelli tramandati da antenati di culture ed epoche diverse. L'energia femminile risiede in ognuna di noi, a volte va solo risvegliata e noi ne abbiamo parlato in questi articoli.
Come dicevo, sto citando un articolo di un sito fatto molto bene che è Afterka. Io non conosco tutto il sito, ma questo articolo dal mio punto di vista è fatto sicuramente molto bene. Poi volevo, per esempio, se apriamo il sito Yogic Yantra, e come scegliere il tuo primo Yoni Eggs, quale misura. Se sei interessata ad iniziare la pratica con lo Yoni Eggs, ma ti senti intimidita e non sai bene con che misura cominciare, ecco qualche chiarimento, alcuni consigli e raccomandazioni per chi inizia questa pratica sacra, intima e molto profonda. Grande, medio, piccolo? Lo Yoni Eggs, grande, medio, piccolo, le uova di giada o uova vaginali hanno principalmente tre misure. Quella grande, la maggior parte delle volte che si inizia ad utilizzare l'uovo vaginale, si consiglia di cominciare la pratica con un uovo di misura grande. Con il tempo o la pratica poi si può diminuire la misura, perché più grande è l'uovo più facile sarà riuscire a sentirlo dentro e più facile sarà per i muscoli della parete vaginale riuscire a tenerlo in posizione senza farlo scivolare fuori. Se all'inizio non riesci a tenere dentro l'uovo con facilità, non scoraggiarti, è assolutamente normale per chi comincia. Ti suggeriamo di fare gli esercizi di contrazione, rilassamento e iniziare a tenere l'uovo mentre sei distesa o seduta e sempre per brevi periodi di tempo, massimo 20 minuti all'inizio. Misura media. In genere la maggior parte dei praticanti possono iniziare con l'uovo vaginale di misura media, non dipende dalla tua altezza o dalla tua costituzione, la maggior parte delle volte la taglia media è la misura di cui hai bisogno per cominciare. Dopo circa un mese di pratica, se senti che ti sentiresti più a tuo agio ad utilizzare un uovo di misura più grande, puoi acquistarne uno di misura grande e poi tornare alla misura media dopo qualche settimana di pratica con l'uovo grande o quando te la senti, o alternarli nella pratica. Yoni Eggs misura piccola. La misura piccola non è riservata alle donne minute, bensì è raccomandata alle praticanti esperte o a chi desidera sperimentare con diverse misure dell'uovo di giada. Infatti più piccolo è l'uovo vaginale, maggiore sarà l'abilità richiesta per poterlo mantenere all'interno della vagina e maggiore la forza muscolare della pelvi e delle pareti vaginali. A volte le uova di misura piccola vengono anche utilizzate in paia. L'uovo di misura piccola è anche una buona scelta nel caso di principianti che percepiscono una tensione muscolare eccessiva a livello della vagina e del pavimento pelvico. In questo caso la pratica con il tuo Yoni Eggs ti può aiutare molto, ma la dovrai eseguire un poco per volta. Con pazienza, attenzione e costanza ti porterà ottimi risultati. Meglio evitare esercizi di contrazione all'inizio e concentrarsi solamente sul rilassamento dei muscoli. Se hai avuto un parto naturale, sei in menopausa o semplicemente non sei molto sicura di quale potrebbe essere la misura giusta per iniziare, preferisci acquistare un set di tre diverse misure. In questo modo potrai iniziare con l'uovo più grande e gradualmente diminuire le dimensioni secondo i tuoi tempi o semplicemente utilizzare misure diverse in giorni diversi. Inizia la pratica con l'uovo vaginale. È ottima per tonificare il pavimento pelvico dopo un certo periodo del parto, ma parlane con il tuo medico o la tua ostetrica prima di cominciare per assicurarti che non ci siano controindicazioni nel tuo caso. L'uovo vaginale deve inoltre essere utilizzato con cautela se utilizzi il diaframma, l'intrauterino come anticoncezionale. Ecco, questo è importante, consultatevi come suggerisce qui con l'ostetrica o con l'ostetrica, per esempio, il tuo medico, perché appunto è una cosa un po' delicata, per cui se avete qualche dubbio perché c'è un discorso di parto, c'è un discorso di, per esempio, l'utilizzo del diaframma infrauterino come anticoncezionale eccetera, è sconsigliato usare le uova, cioè si sconsiglia l'utilizzo delle uova delle
Yoni ex, se abbiamo le mestruazioni e se siamo incinte, attenzione, ognuno di voi si deve informare bene. Questo è un video per farvi conoscere questo tipo di pratica da fare anche insieme allo yoga, per esempio, e per prendere contatto con la propria parte femminile che magari abbiamo trascurato. Però mi raccomando, approfonditela bene, perché ovviamente il video è a titolo informativo, non ha nessuna non c'è nessun consiglio medico, non, lo sapete, non, cioè ve l'ho anche detto che non è una cosa di cui sono molto pratica. Poi, quindi è molto importante ricordare che il tuo Yoni Ex non è solo un peso da utilizzare per gli esercizi di Kegel, ma è soprattutto uno strumento che ti può guidare e assistere nel percorso di trasformazione e crescita spirituale. Lasciarsi andare a volte è una delle cose più difficili da fare, ma è tanto dura quanto sono grandi e importanti i premi che riceviamo in cambio. Cito un altro sito a titolo informativo, Moonflowers. Sì. Il fatto che sia un quarzo è una... il quarzo bianco purifica, rigenera, quindi l'emergenza. Il colore neutro per eccellenza, da cui poi partono tutti gli altri colori, quindi è assolutamente perfetto, diciamo che racchiude in sé tutto lo spettro degli altri colori che noi vediamo con i nostri occhi colorate gli altri minerali, ma in realtà dipende dallo spettro della luce proprio. Molto bello, sì, perché è molto pulito, molto trasparente. Ecco, cosa dice del quarzo? Il quarzo, te lo dico, ecco, bisogna andare all'indice. Il quarzo è per eccellenza l'equilibratore delle energie. Quarzo. Quello che serve a scaricare prima di tutto, proprio visualizzare di scaricare a terra tutto quello che non va in alto e ricaricarsi dal cielo con l'energia positiva, quindi è proprio uno scambio. Sì. Ecco qua, al di là dei colori, però questa è la parte generica che ti dà tutte le informazioni sul quarzo. Quindi dice, mi metto l'occhiale, eh? Sì. Quindi caratteristiche: il quarzo, per via della sua particolare forma elicoidale, è il più potente generatore di energia del pianeta, diffuso ovunque esso assorbe, immagazzina, rilascia e regola l'energia, ma è anche un ottimo per sbloccarla. In agopuntura l'uso di aghi rivestiti in quarzo ne aumenta l'efficacia del 10%, come dimostrato grazie alla camera Kirlian. Tenere in mano un cristallo di quarzo raddoppia il campo biomagnetico. Questo minerale è anche d'ausilio nei test muscolari, protegge dalle radiazioni, genera elettromagnetismo e inoltre disperde l'energia statica. A livello vibrazionale, questo cristallo agisce conformemente al fabbisogno di energia della persona che intraprende la terapia o il cammino spirituale. Riporta l'energia alle migliori condizioni possibili, quali erano prima dell'instaurarsi del malessere. Purifica e rinvigorisce gli organi e i corpi sottili e funge da depuratore dell'anima, combinando la dimensione fisica con quella mentale. Sul piano spirituale, il quarzo potenzia in maniera consistente l'energia, ad esempio il quarzo ialino, che sarebbe lui, sì, e lui, sì, praticamente. Quindi ad esempio il quarzo ialino, che include in sé ogni colore, è in grado di operare a tutti i livelli dell'esistenza in maniera simile a un computer, a computer naturali. I cristalli di quarzo immagazzinano i dati, formando una sorta di biblioteca spirituale
che aspetta solamente di essere consultata. Il quarzo ha la capacità di dissolvere i semi carnici, incrementa le potenzialità psichiche e lavora in sintonia con lo scopo dell'anima. Se usato durante la meditazione, allontana distrazioni e pensieri intrusivi, è il recettore più idoneo per la programmazione. A livello mentale favorisce... Aspetta, perché è di là la signora. Faccio subito? No. Non con te, dicevo. A livello mentale favorisce la concentrazione e la memoria. Il quarzo permette inoltre un grande risparmio di energia se collegato al tubo del carburante, riduce il consumo di benzina. A seconda del tempo di formazione, le punte di quarzo possono assumere forme diverse, ciascuna delle quali ricca di significato. Vedi il capitolo Forme e Cristalli. Sì, quello finale. Bellissimo. Sì. Grazie. Sì. Proprietà terapeutiche. Il quarzo è un cristallo maestro e può essere usato per qualsiasi terapia. Esso stimola il sistema immunitario e riequilibra il corpo. È ottimo per le scottature, inoltre armonizza i chakra e allinea i corpi sottili. Come si usa? Posizionare nei punti appropriati. Fantastico. Sì. Dei computer ci sono, ecco. C'è il quarzo, perché è un immagazzinatore di memoria e di energia, quindi è una cosa stratosferica quella che hanno scoperto, perché... Benissimo. Allora, io ci sono, prendo quest'uovo meraviglioso e lui, ero indecisa fra loro due, ma... Era il quarzo rosa. Sì, sì, il quarzo rosa. Cos'è una Yoni Egg? È una pietra a forma di uovo, Egg in inglese vuol dire uovo. Ex è una parola inglese che vuol dire uovo in italiano, o un cristallo, quindi è una pietra o un cristallo a forma di uovo usato per essere inserito all'interno della Yoni per rafforzare e tonificare i muscoli del pavimento pelvico. Qual è la sua storia? La storia di queste uova risale all'antica Cina imperiale. La pratica dell'uovo di giada era tenuta segreta dall'imperatrice nel palazzo reale. La regina e le sue concubine utilizzavano l'uovo per rafforzare il potere delle loro vagine, non solo per gli incredibili benefici per il corpo e la salute, ma anche per aumentare la loro spiritualità e trasformare il loro chi. I cinesi considerano che la Yoni sia il luogo da cui convogliare il loro chi verso i chakra superiori allo scopo dell'illuminazione, un processo per trasmutare la propria energia sessuale in una più alta energia spirituale, consentendogli così di sentirsi più felici, sani e vitali. Iniziare ad usare la tua Yoni Egg significa intraprendere un viaggio meraviglioso che ti porterà a ricollegarti al tuo grembo e a risvegliare il potere sacro che dorme dentro di te. L'utero femminile è il centro della salute e della forza vitale. Avere con il tuo grembo una connessione profonda e intima è quindi importantissimo. Utilizzare una Yoni Egg può essere un'esperienza trasformativa. Ci sono molti aspetti in questa pratica. Puoi usare la Yoni Egg dal punto di vista fisico, meditativo, sacro, giocoso, sessuale. Come usare il tuo uovo dipende da te e dai tuoi obiettivi. I benefici fisici sono che rafforza i muscoli del pavimento pelvico, aiuta a recuperare i muscoli vaginali dopo il parto, aiuta a prevenire il prolasso vaginale del retto, riduce l'incontinenza, riduce i crampi e il dolore addominale durante le mestruazioni, aumenta la consapevolezza muscolare. I benefici meditativi: aumenta l'intimità con il nostro corpo e la connessione con la tua Yoni, aiuta ad essere radicate, aiuta a rinunciare al controllo e ad aprirsi a ricevere, migliora il flusso dell'energia vitale Kundalini. I benefici sessuali: quindi abbiamo letto quelli fisici, quelli meditativi,
quelli sessuali, stringe e tonifica la parete vaginale, aumentando il piacere per te e il tuo partner. Aumenta la sensibilità e la lubrificazione. Aumenta l'intensità degli orgasmi. Migliora la capacità di controllare il tuo muscolo dell'amore. Con quale pietra inizio? È importante che tu sappia che puoi decidere, che sei libera di scegliere, la tua decisione è giusta. L'uovo da cui ti senti attratta è quello che è stato chiamato a lavorare con te, quindi abbi fiducia in te stessa. Quale dimensione scelgo? Abbiamo già letto altre cose su questa dimensione. Ad ogni modo, questo sito è fatto molto bene, quindi io mi leggerei anche questa. Quale dimensione scelgo? Se sei una principiante, ti consiglio di iniziare con una Yoni X media, perché è più facile lavorare con lei. Ma se ti senti di cominciare con una grande o piccola, fallo. Un uovo di medie dimensioni si adatta alla maggior parte delle donne che iniziano questa pratica. È più facile da contenere ed è più comodo per lavorarci. Un uovo di grandi dimensioni all'inizio potrebbe essere invadente o pesante da tenere dentro. Un uovo di piccole dimensioni potrebbe essere difficile da trattenere se la tua yoni non è allenata e potrebbe capitarti che possa scendere frequentemente. All'inizio potresti non percepire differenze, anche in questo è completamente normale, ma ti esorto a continuare la pratica quotidianamente. Molte donne percepiscono risultati dopo 2-4 settimane. La tua sensibilità migliorerà gradualmente, guadagnerai forza e tono nel muscolo e attiverai una consapevolezza muscolare. Forato o non forato? Quindi con il filino per tirare fuori l'uovo o no? O senza foro? Dipende dal grado di intimità e di fiducia che hai con il tuo corpo. Se ti fa paura avere un uovo dentro, se ti preoccupa che possa restare bloccato, se ti chiedi dove finirà, se sei a disagio ad infilarti le dita nella yoni, ti consiglio di cominciare con un uovo forato, quindi con il filo che lo tiri come l'assorbente interno. Puoi utilizzare del filo interdentale non cerato, non alla menta, punto esclamativo, o un filo di canapa legato attraverso il foro. Se invece sei già abituata ad usare assorbenti interni e coppette mestruali, allora puoi cominciare con un uovo non forato. Le uova non forate hanno il vantaggio di trasportare meno batteri in quanto non c'è il foro da pulire. L'uovo non forato potrebbe non scendere subito, ma niente paura, non si perderà nella tua vagina. La Yoni X può restare bloccata o perdersi dentro? No, è normale avere questo timore, ma l'uovo non andrà oltre la cervice, non andrà nell'utero e non andrà in giro per il corpo. Se stai vivendo un periodo ansioso o sei una persona che si agita facilmente, ti consiglio di cominciare con un uovo forato. In questo modo uscirà quando lo deciderai tu. Con un uovo non forato all'inizio potrebbe volerci più tempo prima che l'uovo esca da solo. Sentiti sicura e sappi che non c'è pericolo. L'uovo sta facendo un lavoro di guarigione e potrebbe avere bisogno di restare più tempo dentro la yoni. Ecco. Quale pietra scelgo? A parte, come vi sto mostrando, ho usato il pendolo, però non tutti si mettono a scegliere queste pietre con il pendolo. Quindi la domanda quale pietra scelgo? La risposta in questo sito molto bello, Moonflowers, dice: ti suggerisco di lasciarti andare, usare la tua intuizione e lasciare che il cristallo ti scelga. Da quale ti senti più attratta? Quale cristallo ti piace? C'è un colore, un sentimento o una sensazione che provi per uno più che per gli altri? I cristalli sono elementi naturali della terra, con una vibrazione energetica e dei benefici. Possono essere caricati delle nostre intenzioni e usati per guarire a livelli più profondi. La pratica con la Yoni X può aiutarmi a rimuovere blocchi energetici
può essere un valido aiuto per sciogliere blocchi energetici e fare in modo che l'energia ricominci a fluire dove si era bloccata. Aumenta l'appagamento fisico, spirituale, sessuale, il potenziale creativo e così migliora il rapporto e la fiducia in se stesse. E se ho avuto brutte esperienze sessuali in passato? Se hai avuto esperienze poco piacevoli, traumatiche, penetrazioni quando la tua yoni non era ancora pronta, che hanno condizionato il tuo rapporto con la sessualità e la tua femminilità, potresti fare fatica a lasciarti andare, potresti avere paura ad aprirti e avere ansia da penetrazione. Questa pratica ti sarà d'aiuto nel rimuovere i blocchi energetici dovuti ai traumi passati, ti aiuterà a ritrovare l'intimità con il tuo corpo e quello spazio di dolcezza necessario per armonizzare il tuo piano emotivo e raggiungere la pace e l'equilibrio interiore. Quando posso iniziare a usare la Yoni X dopo il parto? Allenarsi con la Yoni X dopo il parto ti aiuterà a rafforzare i tuoi organi sessuali, a riportare allo stato preparto l'elasticità e la sensibilità. Generalmente la pratica è consigliata dopo 6-8 settimane. Prima di iniziare ti raccomando di chiederne parere al tuo medico o alla tua ostetrica. E adesso, ora tocca a te. Quanto trasformativa sarà questa esperienza dipenderà solo da quanto in profondità sarai disposta a spingerti. Anche portare il bimbo fuori un po' al parco. Sì, infatti. Ma te c'è la babysitter? No, perché no, adesso qua al parco, ma siamo già, che serve un po' lavoro. Beh, vi dividete i bimbi? A posto. Con questo vi saluto e alla prossima. Ciao.